Beh, finalmente abbiamo, come dire, avviato le procedure per avere il forum dei giovani. Per chi non lo sapesse, il forum dei giovani è un'organizzazione che prevede l'elezione di un presidente e di 20 consiglieri della fascia di età tra i 16 e i 34 anni, cittadini residenti a Caserta, quindi una platea ampissima di svariate migliaia di giovani, che candidandosi e poi venendo eletti, hanno la possibilità di trattare quelle che sono le problematiche della loro generazione. Io da 46enne ovvio che ho difficoltà a interagire con chi con le problematiche, non posso conoscerle tutte, quelle di un 16enne, di un 18enne, di un 20enne, è giusto che queste problematiche vengano trattate da loro e questo è lo strumento principe affinché questo avvenga. C'è da dire che le liste si sono chiuse, diciamo, l'aspetto procedurale si è chiuso pochi giorni fa. Ci saranno tre competitor, una lista di centrodestra, di Forza Italia, una lista di centrosinistra fatta dai giovani del PD e altri, insomma, movimenti vicini al PD, e poi c'è una lista civica, una vera lista civica, come piacciono a noi per capirci, dove ci sono tanti amici all'interno e che meritano e meriteranno tutto quanto il nostro appoggio. La lista si chiama hashtag Prima Caserta. Ora, in primis, sotto un aspetto tecnico, è un'ottima palestra politica. Avvicinare i giovani alla politica, in un momento in cui c'è un'avversione alla politica, in un certo qual modo, soprattutto dei giovani, è fondamentale dal mio punto di vista. Far capire che le cose, se si vogliono cambiare, si cambiano da dentro, non da fuori a picconate. E poi capire che ci sono delle dinamiche, capire che il confronto è il sale della democrazia. Quindi creare questo parlamentino di giovani in città che sarà sicuramente partecipato a prescindere dai pesi specifici dei rappresentanti di queste tre liste, che ovviamente avranno, sono convinto, a prescindere dal risultato numerico, l'intelligenza di portare avanti temi realmente utili ai giovani di questa città. Abbiamo una popolazione giovanissima sul nostro territorio, tra le più giovani in Europa, ahimè, però abbiamo dall'altro lato anche l'emorragia di giovani in un certo qual modo, perché purtroppo non c'è occupazione e conosciamo bene quali sono le problematiche di questi ultimi anni in termini lavorativi per dei giovani a trovare lavoro. Sicuramente un piccolo aiuto può essere dato anche attraverso il fatto che con il forum si dà voce ai giovani, che ovviamente in prima persona affrontano i problemi che sono attinenti e pertinenti alla loro età, senza lasciarli demandando, delegando adulti, persone più grandi che magari non vivono le loro problematiche, visto che insomma, i tempi sono cambiati moltissimo negli ultimi decenni, cioè le generazioni si sono velocizzate come cambiamento. Tutto, diciamo, la tecnologia sicuramente è quella che ha fatto un po', ha dato la spinta, più forte in questi cambiamenti. Ed è giusto poi che siano i giovani a trattare, in particolar modo a proporre temi per loro, per giovani ovviamente. Parlamentino, il forum è composto da un presidente che verrà eletto, cioè la lista che ovviamente prenderà più voti, e 20 consiglieri, secondo un metodo proporzionale di ripartizione. All'interno si voterà il 21 giugno e la mattina del 22, presso la sede di Falciano del comune di Caserta. Potevano candidarsi, visto che lì sono chiuse, tutti i giovani dai 16 ai 34 anni, possono votare ovviamente i giovani dai 16 ai 34 anni con un semplice documento di identità, perché ovviamente i minorenni la scheda elettorale ancora non ce l'hanno, però come dire, in futuro, alle prossime elezioni, ovviamente l'avranno e potranno votare. Il modo per incidere è abbastanza semplice, fare delle proposte, accedere anche a dei finanziamenti che per l'assenza stessa del forum si sono persi in questi ultimi anni, decine di migliaia di euro che possono essere utilizzate, fondi regionali, anche europei, per applicare, come dire, mettere in pratica quelle che sono le proposte dei giovani e quindi realmente convergere sulle esigenze, ribadisco, singolarmente dei giovani, proposte dei giovani che ovviamente sono in piena autonomia e le proporranno attraverso la giunta, l'assessore competente, poi anche al Consiglio Comunale, se ci sono delle proposte che meriteranno ovviamente e necessiteranno eventuali deliberazioni del Consiglio Comunale.